e va a incominciare Verona Casale. Ancora un saluto a tutti con la prima palla, la schiacciata Bimane da parte di 3-2. Recuperano palla adesso in attacco per i gialloblu. Sono, sembrano quasi a zona, c'è il tiro da tre, questa volta lo infila, non è Malaventura in quintetto ma Ferrero per Casale. Allora attacca intanto Green, spalla a canestro, si prende la stoppata da parte della Wild, però la palla vagante di Butkevicius che sbaglia, vediamo da Rossi. Green, il blocco non va, adesso Butkevicius si avvicina, lui va dalla parte opposta, cerca di tutti dall'inizio di questa partita. Casper Ware va via in palleggio sulla linea di fondo, però non c'è la Wall vicino, allora scarica fuori, recuperiamo ancora Charlie Westbrook da solo, va a fondare, l'ha schiacciato una mano, si ferma in lunetta, Butkevicius si fa ridare la palla, giocano due insieme, poi una palla deviata, Ferrero fischia a rimbalzo, tre punti di Green, di Ware scusate, e di là la Wall va a fondare, fino in panchina non entrava mai a Pesaro, dopo la fatta di carriera. La fatta di carriera, lo ricordiamo qua con la Fortitudo in B1 in quella famosa partita vinta. Gran numero di Westbrook, il salto della minuti e mezzo, fermare il pericolo pubblico meno uno, assolutamente per vero. 17-15, tanto il punteggio. Da Ross prova a avvicinarsi al ferro, vede come si comporta la difesa avversaria, perché lo marca. Allora Green intanto appoggia la palla in terra e prova il palleggio a resto tiro sbagliando, rimbalzo di Da Ross, bravo perché si gira e riparte in palleggio, quando un lungo viene su in palleggio così, intanto numero del 21-15, uno dei più bei canestri non in schiacciata dell'anno, davvero canestri cavalleresco, perché si sta proprio giocando, non è a gioco fermo. Intanto Westbrook prova a fare l'uno contro uno, deve forzare, c'è fischio arbitrale questa volta. Volta a strafare, ma quello che fa lo fa bene, quasi tutto. Allora, Lauvers dà la palla a Westbrook che si avvicina, lo lasciano libero, lui fa un altro canestro dal cerchietto rosso. Davvero bene, almeno i nostri leader, alcuni magari devono ancora entrare in partita, penetrazione con il canestro, qui abbiamo difeso un po' male. Con la mano mancina ha realizzato Ferrero, fischio arbitrale adesso su Westbrook. Recupera su Lamma, che palla che ha recuperato la Walla per Lauvers che non si... 2-0 di questa partita. Perdiamo palla, attenzione Casper Ware, arriva sotto il raddoppio, allora fuori il pallone, però recuperiamo bene. In angolo, Casper Ware ancora fa saltare l'avversario, poi tira, è la tripla sinistra. Giallo-blu sembravano a tratti privi di energia, soprattutto nella metà campo dietro. Casper Ware, buon movimento, poi non riesce a dare palla al compagno, la recupera Martinoni, semigancio, anche lui non va. È dura tirare sotto le braccia di... brutta palla persa da parte di Westbrook che favorisce il canestro facile facile di Rodney Green, 4 per lui nel 9-3. L'entrata con il... se cresciamo in difesa si può fare ancora meglio, però è libero da tre, Rodney Green sbaglia la tripla, a rimbalzo butta via la palla l'avventura secondo me, anche se Antonelli darà sicuramente minuti di sostegno ai suoi. L'attacco di Rodney Green, 11-6 intanto il punteggio, la tripla che non va, a rimbalzo giallo-blu, in maglia bianca, canotta bianca per Verona, blu scura per i piemontesi. Si prova Westbrook da tre punti, scheggia ma in attacco per la 9 più, si libera ancora da tre punti questa volta, però la mia no ma infatti è la classica soluzione che non scontenta nessuno, però non doveva far questo fischio. Buttiamo via la palla da Westbrook, splendido di forma, palla per Martinoni, finta il tiro e poi in angolo Rodney Green, vede come si comporta l'avversario, va fino all'area, si prende il fallo da parte. McConnell viene avanti in palleggio, Tezenis in attacco, da Ross Westbrook marcato da Rodney Green, va fino in lunetta, sospensione, tiro, non bersaglio però. Sulla palla ci va comunque da Ross che il spintore in tutte le maniere, ma se farò fare la guerra con la Walla solo che da perdere. E l'ultimo è da Ross su Pievic. La palla è per Ware che tenta la tripla, saltando come un grillo non va, rimbalzo Westbrook. C'è Chessa libero dal guardia ma lui non lo considera, prova subito a tirare da tre, ha ragione lui, prosegue il riavvicinamento. Rodney Green ci prova da tre punti, è la nostra di Moni. Recuperiamo palla con McConnell, adesso Chessa, il contropiede di Chessa per la schiacciata di Westbrook, Charlie Westbrook.